Salve, sono Cristiano Vignali e parleremo oggi nella consueta rubrica settimanale geopolitica e geoeconomica delle cause del rincaro delle fonti energetiche e principalmente del gas, della luce e dei carburanti e le loro conseguenze negative sull'economia italiana ed europea, soprattutto occidentale. Allora, bisogna dire questa cosa, perché prima di tutto bisogna chiedersi perché il carburante aumenta a dismisura di costo. Il carburante aumenta a dismisura di costo per varie ragioni. Da una parte ci sono delle manovre speculative portate avanti dalle aziende, le multinazionali che si occupano della fornitura, gestiscono le forniture del gas in Europa, le sette sorelle, oppure in Italia c'è anche l'Eni, per esempio. Dall'altro canto, però, bisogna dire che ci sono delle manovre che sono economiche e politiche, che sono legate alla crisi internazionale e dello scontro caldo in Ucraina fra la NATO, fra l'Occidente, l'America e l'Europa, e la Russia, che comunque ha l'appoggio economico della Cina e anche di alcuni paesi medio orientali, soprattutto dei paesi dell'area OPEC, cioè capitanati dall'Arabia Saudita, cioè di quei paesi che producono il petrolio, che attualmente, dopo la decisione dell'Europa di tagliare la costruzione di motori a gas, a benzina, a gas e a diesel entro il 2035, ovviamente si sono schierati contro i paesi occidentali e stanno portando avanti delle manovre speculative, perché questa è una guerra essenzialmente economica fra l'Occidente e il resto del mondo, America e Europa e il resto del mondo, ed è una guerra che si combatte soprattutto sul mercato interno dei vari paesi, oltre che sui mercati internazionali. Nel momento in cui la Russia o il paese occidentale decide di ridurre la fornitura di gas o di petrolio dalla Russia, ecco che per esempio aumenta il costo del carburante, perché i paesi sono costretti, i paesi, le aziende che si occupano della fornitura di gas di poleni, per esempio, in Italia, sono costrette a comprare del gas o del petrolio sul mercato libero, quindi far venire meno il contratto che avevano stipulato, che prevedeva per un certo numero di anni la fornitura del gregge e del gas a un certo costo, e quindi ovviamente lo trovano a un prezzo maggiore, e quindi aumenta il costo del carburante e il costo anche del gas, quindi a sua volta anche le altre materie prime come l'energia elettrica, perché comunque vale lo stesso principio, perché è un po' una crisi generale sul mercato del gas. Anche questa incertezza crea quindi un aumento, una diminuzione dell'offerta a dispetto della domanda, una domanda che sta incrementandosi non solo, e quindi fa aumentare il costo del carburante, non solo per la guerra, ma anche per le manovre che stanno portando avanti la Cina e i paesi dell'OPEC, i paesi produttori del petrolio. E come ho detto prima, i paesi produttori del petrolio, a fronte dell'aumento della domanda e del taglio del gregge russo e del gas, non sono sempre disponibili a aumentare la produzione di gregge e di gas a favore dell'Europa. Ma dall'altro canto c'è la Cina, che è un vero e proprio colosso demografico ma anche economico, che sta comprando fonti energetiche, compra carburante, compra gas. In questa maniera aumenta la domanda a dismisura e i paesi europei si trovano in difficoltà. Si trovano in difficoltà perché questo porta a un aumento del costo delle fonti energetiche,
a cui il governo ovviamente non può sempre mettere rimedio, come è successo recentemente, che è stato fatto un palliativo in cui la finanza è andata diciamo lo Stato è intervenuto con la Guardia di Finanza e ha fatto ridurre per alcuni mesi, stoppare l'aumento del costo del carburante, cosa che non potrà avvenire. Lo Stato potrebbe togliere alcune accise che ha su questo carburante, se lì ci sono accise regionali, ci sono anche accise ovviamente nazionali, potrebbe togliere l'IVA, potrebbe ridurre l'IVA sul carburante, ma sicuramente non può controllare il mercato internazionale e quindi sta cercando delle fonti energetiche alternative. La situazione è drammatica perché la luce e il gas sono aumentate del doppio quasi, cioè c'è stato un aumento quasi del doppio del costo del gas e della luce, ma anche un aumento del carburante che è quasi del doppio per diesel e benzina e del metano addirittura il triplo forse, ma ed è di un quarto, di un terzo del costo del GPL. Questo sta portando delle conseguenze drammatiche per le aziende. Allora consideriamo che, adesso faremo un esempio italiano, un esempio tedesco. Allora, tedesco per dire un esempio internazionale. Allora in Italia gran parte dei trasporti, delle materie, dei prodotti si basa, su delle materie prime si basa circa il 60-70% su gomma, su trasporto su gomma. Quindi un aumento del costo del carburante incide tantissimo, infatti circa i prodotti sono aumentati, almeno anche i prodotti alimentari, circa del 20-30%. Per non parlare poi del costo di produzione delle industrie manifatturiere. Basti pensare ad esempio che paesi che dovrebbero essere sulla carta, molti ritengono, io non la penso così, molto più forti dell'Italia, tipo la Germania, sono quelli che più ci hanno rimesso da questa crisi. La Germania potrebbe vedersi una forte di stagflazione fortissima, inflazione e disoccupazione, aumento dei prezzi e disoccupazione in alcuni settori chiave della loro economia, come la chimica, il vetro e l'alluminio. Sono dei settori delle industrie pesanti, importantissime nell'economia tedesca, che potrebbero vedere ridotto il personale. Infatti, gli addetti ai lavori. Infatti, la Germania è quella che poi era il maggior partner della Russia, è quella che ne risente maggiormente da questa situazione. Infatti, a livello geopolitico, come abbiamo spiegato in altre situazioni, potrebbe venire a vedere compromesso, nel caso di una nuova cortina di ferro in Europa che potrebbe scendere fra Oriente e Occidente, vedere compromesso il suo ruolo di Stato guida a favore dell'asso franco-italiano. In Europa cosa si sta facendo per questo? In Europa si sta cercando di trovare delle fonti energetiche alternative, l'idrogeno, l'energia elettrica, si sta vedendo anche lo sviluppo di alcuni motori ibridi plug-in nei prossimi anni, perché nel 2035 si è deciso di cancellare la produzione di motori a gas, a benzina e a diesel, cosa che ovviamente non è così facile da fare, perché da una parte c'è la corsa dell'Europa, dell'Occidente a trovare nuove fonti energetiche, dall'altro canto c'è la Russia, la Cina e i paesi dell'OPEC, produttori dell'Arabia Saudita, capeggiati dell'Arabia Saudita, i paesi produttori del petrolio, che stanno stringendo la corda sull'Europa, stanno facendo le manovre speculative per far cadere il fronte interno europeo. Quindi la battaglia non è solo in Ucraina, la battaglia è anche nel fronte interno. Fronte interno che rischia a questa spada di Damocle della fornitura di gas e di materie prime, che potrebbe strangolare e far cadere i governi occidentali, come anche il governo russo. Ovviamente le sanzioni messe alla Russia hanno lo stesso fine, perché ovviamente la Russia sta subendo delle sanzioni molto gravi,
anche se la Russia sta trovando degli aiuti, sta cercando aiuti verso Oriente dai paesi appunto del paesi, la Cina e tutti i paesi che, della tigre asiatica. Sicuramente ne vedremo delle belle, fatto sta che si rischia il collasso dell'economia, sicuramente che i cittadini sono quelle, con le piccole aziende sono quelle che rischiano maggiormente, perché un aumento alle stelle del carburante che potrebbe schizzare oltre i 3 euro al litro, oppure a 4 euro addirittura, causerebbe di fatto, con una, se non c'è un aumento degli stipendi adeguato, quindi una svalutazione della moneta, quindi anche a livello internazionale, dell'euro in questo caso, causerebbe il collasso del fronte interno dell'economia europea e italiana. Quindi questa battaglia è una guerra soprattutto economica, non solo politica. Vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Da Cristiano Mignani.